Una rissa che poteva finire male a Palagonia, quando un 25enne e un 39enne, probabilmente per un'incomprensione, se le sono date di santa ragione. Poi il più giovane ha accoltellato il suo rivale al collo, mancando di poco la giugulare. La sua vittima lo mette in fuga per poi dileguarsi con la sua auto e farsi medicare all'ospedale. Entrambi sono stati arrestati, uno per tentato omicidio e il secondo per furto aggravato. In via della Lucciola a San Giorgio, una quarantina di persone erano pronte per un festeggiamento con fuochi pirotecnici. Una pattuglia della polizia ha bloccato tutto, la folla ha cercato di impedire l'operazione che è stata portata al termine con l'arrivo di rinforzi. È passato un anno dall'elezione del sindaco di Catania, Enrico Trantino, ad intervistarlo Daniele Loporto. Sentiamolo. Io mi auguro che stia trasmettendo il messaggio che a loro piace, cioè a dire di un'istituzione che non si fregia del ruolo, che molto spesso è stato distante dalla cittadinanza, ma che prova ad avvicinarsi, a far comprendere che in fondo siamo cittadini come tutti quanti gli altri. Domani al Palazzo della Cultura alla Catania che vorremmo, idee e progetti degli studenti dei licei Boggiolera, Principe Umberto, Emilio Greco di Catania e dell'Istituto Marchesi di Mascalucia. Tutte le notizie su freepressonline.it e sul settimanale gratuito Catania Free Press. Il prossimo notiziario domani alle 19:30.